In questo video ti spiego quando puoi passare al dunque durante il primo appuntamento. Se ancora non mi conosci, mi presento velocemente. Io sono RD e sono Love Coach. Presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di iscriverti subito al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video che pubblico ogni singolo giovedì di ogni singola settimana dedicati al mondo della seduzione e alla conquista della donna. Qualche giorno fa un mio seguace mi ha chiesto: RD, ma al primo appuntamento si potrebbe passare subito al dunque? Diciamo che se sei arrivato al primo appuntamento la ragazza è interessata. E su questo non ci piove, altrimenti non avrebbe mai accettato il tuo invito. Però i tempi per passare alla fase successiva, ossia quella del bacio, per andare oltre, per intenderci, dipendono da vari fattori, come ad esempio se hai conosciuto la ragazza online sui social o se l'hai conosciuta prima dal vivo, dal carattere della ragazza, dalla tua esperienza, ma soprattutto dal tempo che le hai dedicato prima di arrivare all'appuntamento. Se hai chattato e parlato con lei per giorni è un conto, se invece le hai parlato poco è un altro. Una donna non si concederà mai ad un uomo se prima non lo conosce un minimo, a meno che non è una ninfomane o abbiamo a che fare con una ragazza ubriaca, questo io lo sconsiglio. Quindi possiamo dire che poiché le variabili in gioco sono molte, i tempi variano a seconda delle circostanze. Puoi passare subito al dunque se hai maturato abbastanza confidenza con la ragazza, se ti ha dato evidenti segnali che ti fanno capire che è pronta per portare l'interazione ad un livello superiore e diciamo che la regola è quella di provarci tra il primo e non oltre il terzo appuntamento, altrimenti rischi anche di entrare nella zona amicizia. Se vuoi approfondire l'argomento, nella descrizione di questo video trovi diverse risorse gratuite per imparare nuove strategie per conquistare una donna. Se ti è piaciuto questo video ti chiedo la gentilezza di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto per non perderti i prossimi nuovi video sul mondo del rimorchio e la conquista delle donne. Se invece vuoi ricevere il mio supporto e hai bisogno di consigli specifici sulla tua situazione personale per magari iniziare un percorso insieme e risolvere i tuoi problemi con il gentil sesso, puoi prenotare una consulenza gratuita dal link che trovi sempre nella descrizione di questo video o in alternativa recarti sul mio blog rimorchiadonne.com e dal menu cliccare consulenza. Per ovvie ragioni non faccio consulenze ai minorenni e non dimenticarti mai che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere.